Buonasera dal TG. In occasione del 22 settembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, la Casa Sicura dell'Istria organizza la tradizionale Marcia Pola. Questa iniziativa mira a coinvolgere l'intera comunità nella sensibilizzazione sul fenomeno del femminicidio, che purtroppo è in crescita nel nostro paese. La giornata nazionale contro la violenza sulle donne in Croazia ricorre in memoria dell'atroce femminicidio avvenuto presso il Tribunale Municipale di Zagabria il 22 settembre 1999. In quell'occasione Mato Oraškić uccise la sua ex moglie Gordana Oraškić, la sua avvocata Hajra Prohić e il giudice Ljiljana Hvalec, ferendo gravemente la cancelliera Stanka Cvetković durante il processo di divorzio. Per ricordare tutte le donne uccise e per sensibilizzare i cittadini sulla problematica della violenza domestica, la Casa Rifugio dell'Istria organizza ogni anno la marcia in centro di Pola. Quest'anno hanno incluso anche gli asili e le scuole. Volevamo dare un messaggio che nessuna donna non è da sola e se c'è un problema dentro una relazione con la donna e il suo marito che deve chiamare che qualcuno potrebbe aiutarla. E noi siamo qui per aiutare tutte le donne che adesso non si sentono bene in nessuna relazione. È la prima volta che partecipi? No, sono stata qui anche un anno fa. Sì. Conosci persone che hanno questi problemi in famiglia? Sì, sì. È bruttissimo. Non so neanche che cosa dire perché dentro mia famiglia, grazie al cielo, niente se non sia successo così. Ma posso dire che ogni donna che si è sentita così deve trovare qualche aiuto. Ma i dati sulle donne uccise in Croazia continuano ad essere allarmanti. Ciò che deve preoccuparci è sicuramente l'aumento della violenza sulle donne. Quest'anno sono state uccise in Croazia 14 donne, portando così a un numero totale di 414 donne uccise nel nostro paese. Un numero allarmante. Nella regione istriana, negli ultimi 20 anni, sono state uccise 23 donne e nei primi 8 mesi di quest'anno è stata uccisa una donna, che statisticamente in media equivale a più di una donna all'anno. I femminicidi e la violenza sulle donne rappresentano un grave problema sociale che richiede un'attenzione urgente da parte delle autorità competenti, ma anche dei cittadini. Il femminicidio, come forma più estrema di violenza di genere, ha tolto la vita a moltissime donne in tutto il mondo. La lotta contro questa violenza non deve limitarsi solo a misure penali, ma deve includere la prevenzione attraverso l'educazione. Ma chi sono i manipolatori? Perché le donne decidono di rimanere in queste relazioni? Ne abbiamo parlato con la famosa criminologa e psicologa forense clinica Roberta Bruzzone. Nella fase iniziale il manipolatore affettivo è un soggetto che si comporta in maniera pressoché perfetta, è la versione, se vogliamo, potenziata del principe azzurro, ti bombarda di complimenti, di stimoli favorevoli, regali, attenzioni, promesse di amore eterno, quindi nella fase iniziale è complesso, diciamo, individuarlo, però già in quella fase mette in campo due strategie tipiche di questo tipo di soggetti, ossia il progressivo isolamento della futura vittima dalla sua rete di relazioni, quindi tenta anche se in maniera apparentemente benevola, di separare la vittima da tutto quello che la circonda, quindi amicizie, famiglia, lavoro, attività ludiche, tutte le passioni, quindi piano piano cerca di circoscrivere, quindi di limitare tutta una serie di attività della vittima, apparentemente spacciando questo tipo di richieste con il desiderio di passare il più tempo possibile con lei. Molte donne non si rendono conto di essere scivolate in una dipendenza affettiva perché sono purtroppo state educate a pensare che la loro vita debba dipendere da quella di un uomo, che quindi il loro ruolo sia subalterno a quello di un uomo, e quindi tollerano tutta una serie di ingerenze nella loro vita pensando che siano normali, naturali in un rapporto. E questo è un aspetto veramente preoccupante perché ancora oggi abbiamo questo problema. Esatto, Dana Simamo. Pertanto oggi abbiamo un numero molto elevato di bambini traumatizzati e purtroppo un alto numero di bambini con disturbi psichici. Ciò è dovuto al fatto che hanno vissuto in famiglie tossiche e sfortunatamente tali bambini tendono a loro volta ad essere violenti. Mi sento di dire che una relazione non può essere un modo per definire il proprio ruolo nel mondo, che le donne possono scegliere di stare in una relazione nella misura in cui quella relazione le nutre, le fa stare bene, in qualche modo lascia spazio per le loro esigenze, per i loro progetti, per i loro desideri, insomma. Se una relazione ti chiede di diventare qualcosa di molto diverso da quello che sei, di rinunciare alle tue parti migliori, a delle legittime aspirazioni per poter vivere quella relazione, evidentemente non è una relazione che vale la pena di vivere. Una relazione sana non imporrebbe mai limiti, tutta una serie di regole e un controllo serrato. Quel tipo di relazione è una relazione malevola e da quel tipo di relazione vale sempre la pena uscire, a prescindere da quanto ci si è spinti là
a prescindere che esistano meno bambini all'interno di quella relazione, ma è importante essere consapevoli che quel tipo di relazione non potrà mai evolvere in maniera positiva. Pertanto la Casa Rifugio dell'Istria invita tutte le donne e chiunque subisca violenza a contattare senza paura e con fiducia il numero della polizia 192 o la Casa Rifugio dell'Istria al numero in sovraimpressione. Venite, contattateci, non abbiate paura a chiamarci perché sicuramente troveremo una soluzione. Molte donne pensano di trovarsi di fronte ad un muro e che non ci sia via d'uscita, ma quando si presentano vediamo che ci sono almeno 5 o 6 possibilità di uscirne e di continuare a vivere la loro vita senza violenza, sia per loro che per i figli. Presso l'elementare umaghese Galileo Galilei non si è nuovi agli scambi interscolastici. Anche quelli nell'ambito dei programmi Erasmus sono quasi all'ordine del giorno. Quello che contraddistingue questa istituzione però è indubbiamente la simpatia che caratterizza ogni visita a scuola. Nel nostro seguente servizio vedremo la tappa di una delegazione scolastica del sud della Francia. Ecco come gli amici francesi sono stati accolti. Li abbiamo accolti con il nostro inno, l'acqua della muiela, e chi che a un mago viene non vuole andare più via. Una delegazione scolastica minuta, 10 alunni e 3 insegnanti, ma importante. Una delegazione proveniente da una scuola elementare non lontano da Nizza, dove imparano soprattutto l'italiano. E lo mettono pure in pratica, questa volta non propriamente in Italia, ma in una scuola del gruppo nazionale italiano in Croazia. Noi diremo poco male, aggiungendo anche che gli ambienti bilingui hanno sempre una tonalità in più. Allora, l'iniziativa della collaborazione con il liceo, anzi collegio Henri Nan, nelle vicinanze di Nizza, un paesino Alps nella zona collinare sopra Nizza, nasce da un'email, quindi collaborazioni virtuali. Come scuola abbiamo attivi gli Erasmus dal 2015, quindi è soltanto un nuovo progetto alla Galileo Galilei. Vivere la natura, vivere i parchi naturali e utilizzarli durante le lezioni, questo è il tema intrapreso, ma anche il mare, la sua salvaguardia e le tradizioni connesse. Indubbiamente ottimi temi di scambio tra le due scuole, ottima però anche la merenda, sarete d'accordo anche voi che a pancia vuota si funziona meno bene del solito. Ragazzi ed insegnanti masticavano un po' l'italiano e un po' l'inglese, ma presso la scuola ospitante ci si è premurati di trovare pure un interprete per il francese. La scuola d'Oltralpe è abbastanza simile a quelle nostrane. Sì, un po' sì, ma un po' no. Un po' no? Perché sì, perché no? Ma sì, ma tutte le scuole sono uguali, ma... Come è stato comunicare con loro? Bene, bene, sono molto gentili, si interessano molto a visitare questa città di Umago, hanno fatto il giro di scuola, hanno visto tutte le aule, sono molto contenti con quello che hanno visto. Noi a Umago dimostreremo ai colleghi francesi, anzi alla compagnia che arrivano 10 alunni e 3 insegnanti, docenti del collegio francese, una collaborazione interdisciplinare sul tema mare. Quale luogo migliore per approfondire tali temi se non la nostra regione e per di più in un periodo che potremmo definire ancora estivo? Inoltre, grazie alla collaborazione con la docente di cultura figurativa professoressa Lara Scebeglia, che vediamo in queste immagini, il programma di scambio comprendeva pure creazioni animate utilizzando l'archivio esistente presso il gabinetto di biologia. La professoressa di musica Jumabel Delfin si è detta soddisfatta della visita ad Umago, peraltro una visita abbastanza consistente, dato che il suo gruppo ha fatto tappa in zona per quasi una settimana.
Inutile dire che gli scambi comprendevano pure i contatti tra alunni delle due scuole. In queste immagini vediamo tutti andare in direzione del Museo Civico Umaghese per un altro dei vari approfondimenti. Ed è così giunto pure il finale della visita, che è combaciata questa con la seconda settimana di scuola, indubbiamente una delle settimane scolastiche per questo motivo più interessanti. Una settimana interessante, dicevamo, da ricordare da ambo i versanti scolastici. In queste immagini la tappa in biblioteca, la conoscenza degli autori del nostro comprensorio. Grazie a scambi come questi risulta indubbiamente ancora più facile fare fronte ai nuovi impegni degli alunni. Alunni che, non lo abbiamo certo dimenticato, sono reduci anche loro da un'estate caldissima. Queste sono nostre immagini di repertorio risalenti al 2022, al tempo di un altro scambio internazionale, questa volta del genere Erasmus, che ha visto convenire ad Umago cori da scuole della Polonia, Spagna, Grecia, Italia. Ancora uno splendido incontro. In attesa di altre piccole e grandi iniziative scolastiche, noi siamo tornati dal maestro Teo per concludere questa visita e per concludere anche questo nostro servizio con quello che è stato definito l'inno umaghese. Notizie flash. L'Unione Italiana ripubblica il bando per finanziamenti destinati a corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolto a cittadini croati o sloveni di nazionalità italiana, soci della comunità, disoccupati o occupati, interessati a cambiare o specializzarsi nella propria carriera. Il contributo massimo è di 800 euro. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato digitale entro il 13 ottobre. Riprendono i lavori sulla riva umaghese. Oltre alla ricostruzione della passeggiata, prosegue il progetto dell'Unione Europea, miglioramento del sistema di drenaggio e depurazione delle acque reflue dal valore di quasi 74 milioni di euro. Il principale collettore fognario Brustoloni verrà rinnovato nel tratto tra la stazione di servizio a punta e la stazione di pompaggio. Questo progetto è cruciale per migliorare la qualità della vita e la salute dei residenti di Umago, dicono i vertici umaghesi. La comunità degli italiani di Parenzo ha ospitato per la seconda volta i suoi concittadini sparsi per il mondo, dando vita a una riuscitissima edizione del secondo raduno dei parenzani, ideato e voluto da Iginio Kovacic, parenzan de Alessandria, che grazie ai social ha sviluppato una fitta rete di parenzani pronti a darsi l'appuntamento conviviale a Parenzo a settembre. Ritornare a casa, alle radici, riscoprire l'infanzia, rivangare un passato a volte trasformato, toccare con mano momenti chiusi nel cuore e nel contempo, attenti come i bambini ad ogni novità, miglioria, evoluzione e trasformazioni della nostra Parenzo. Tutto questo e molto di più il secondo raduno dei parenzani che, grazie all'indefesso lavoro di Iginio Kovacic e parenzan di Alessandria tramite Facebook, ha radunato una trentina di concittadini sparsi nel mondo che hanno aderito puntuali all'appuntamento di buon mattino davanti alla chiesa della Madonna degli Angeli nella centralissima piazza della Libertà
già piazza Fora le Porte, il programma coordinato dalla comunità degli italiani locale e poi continuato nella grotta di Baredine in quel di Villanova, salutati ai ritmi dell'orchestra dei Baredine Sauri e del gruppo vocale femminile delle Parentine, che operano presso il sodalizio per l'etnia di Parenzo, acclamati tutti nelle loro esibizioni d'alta professionalità. Il paronco nazionale di Baredine, Silvio Legovic, ha voluto far scendere tutti per spiegare e far capire, vedere e sentire le meraviglie del sottosuolo carsico e naturalmente il proteo, quell'animaletto endemico proprio di questo nostro territorio carsico. Ci si ritrova poi nell'ufficioso di Stanzia Spinni, in quel di Torre. A tavola, tra un boccone e l'altro, ci si avvicinava a tutti, tra canti nostri e risate, occhi umidi e qualche lacrimuccia. Non sono mancate migliaia di fotoricordo da condividere a casa un domani, intrecciati capitoli inediti di ricordi, presentati studi ed esperienze, allargate amicizie, ritrovati parenti, scambiate esperienze simili, abbozzate nuove iniziative, ma quello che è più importante, si è stati tutti bene assieme e ce lo conferma pure il Piccio de Parenzo, Iginio Kovacic. Sono arrivati dei personaggi di parenzani dall'America, due ne sono arrivati, da Novara, Viareggio, Alessandria, Trieste, e speriamo di fare un altro anno, un terzo raduno. Ringrazio tutti per la buona riuscita di questa manifestazione. La comunità degli italiani di Parenzo ha avviato così, nel migliore dei modi, una nuova annata d'attività, un progetto reso possibile anche grazie al sostegno della città di Parenzo e dell'Unione Italiana, omaggiata per l'occasione dalla presenza del presidente della giunta esecutiva Marin Corva, che ha condiviso appieno questo tipo di iniziative e, visti gli esiti, si volge già ad abbozzare un nuovo raduno. Al prossimo settembre, parenzani, dunque. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.